Buonasera a tutti, bentrovati al TG regionale di Toscana TV. Apriamo con una buona notizia. La tranvia di Firenze ha ricevuto il via libera dal CIPE alla linea 4 Leopolda Le Piagge. Ci dice tutto Chiara Valentini. Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica ha dato il via libera al progetto della linea 4 del sistema tranviario di Firenze, il primo pezzo, almeno quello che collegherà la stazione Leopolda con Le Piagge. Dopo il pronunciamento del CIPE, spiega l'assessore regionale Vincenzo Ceccarelli, le risorse messe a disposizione dal precedente governo sono spendibili. E a salutare con favore la notizia è anche il sindaco Nardella. Abbiamo i soldi e le autorizzazioni per realizzare il primo dei due lotti della nuova linea Stazione Leopolda Campi Bisenzio, dice. I lavori dureranno circa 2 anni e mezzo e per la prima volta realizzeremo cantieri a impatto zero grazie al progetto e al tipo di linea. La nuova linea tranviaria si sviluppa per circa 6,2 km. Per circa la metà si sovrappone all'ex linea ferroviaria Empoli-Firenze e per l'altra metà passerà in una nuova sede, principalmente dall'Indiano alle Piagge. Il costo complessivo dell'opera è di circa 166 milioni ed è tutto coperto da fondi nazionali. Al momento sono in fase di conferenza dei servizi e attendono l'ok al progetto le altre estensioni tranviarie previste. Il secondo lotto di quella di cui stiamo parlando, che arriverà fino a Campi Bisenzio, ma anche la linea fino a Bagno Arripoli e a Sesto Fiorentino. Nel 2019 dovrebbero inoltre iniziare i lavori del nuovo tratto Fortezza Libertà San Marco, con la tranvia che passerà al centro del viale Spartaco Lavagnini prima di raggiungere Piazza delle Libertà. E ora Massa uccise il fratello investendolo con l'auto, condannato a 18 anni, ex docente universitario. Vediamo. È stato condannato a 18 anni di reclusione con rito abbreviato. Marco Casonato, 63 anni, ex docente universitario di psicologia a Milano, accusato di aver ucciso il fratello Pietro, 59 anni, medico, travolgendolo con l'auto al culmine di una lite per questioni legate a Villa Massoni a Massa, storica dimora di proprietà dei due fratelli. Il PM aveva chiesto una condanna a 20 anni di reclusione. Casonato era presente in aula alla lettura della sentenza emessa dal GUP di Massa. Le sentenze si rispettano ma poi si affrontano per sovvertirle. Ovviamente faremo appello, spiega Riccardo Balatri, legale di Marco Casonato. L'omicidio avvenne nel novembre del 2017. I due fratelli da tempo erano in lite per una disputa riguardante Villa Massoni, la tenuta nobiliare da anni in stato di abbandono, di cui entrambi rivendicavano l'eredità. Quel pomeriggio tra i due fratelli era scoppiata l'ennesima lite. Secondo quanto ricostruito, i due Casonato non riuscivano a mettersi d'accordo sul recupero della villa. Pietro, secondo le indagini, si era affidato ad alcuni sinti per la risistemazione del parco, con lavori e modalità che Marco non avrebbe appoggiato. Più volte lo aveva denunciato alle forze dell'ordine. Una perizia psichiatrica disposta dal GUP ha attestato nel corso del procedimento la capacità di intendere e di volere di Marco Casonato. E ora a Livorno per il processo all'infermiera di Piombino Fausta Bonino. Stamani la difesa ha chiesto al GUP l'assoluzione della sua assistita perché, dice, se condannata sarebbe il più grave errore giudiziario a Livorno. La sentenza slitta a venerdì 19 aprile. Vediamo. Allora, ha finito la difesa dell'imputata alla propria discussione, chiedendo ovviamente l'assoluzione per ovviamente quelli che sono i casi, l'assoluzione per tutti e 5 i capi di imputazione, in un caso proprio perché, invece per quanto riguarda gli omicidi, uno perché il fatto non sussiste, 9 perché il fatto, se sussiste, non l'ha commesso l'odierna imputata. Sentenza rinviata per Fausta Bonino, l'infermiera accusata di aver assassinato con iniezioni letali di eparina 10 pazienti ricoverati nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Piombino, Villa Maria. I casi di morte risalirebbero all'anno 2014 e 2015, troppi per non destare sospetti. Il pubblico ministero Massimo Mannucci ha chiesto l'ergastolo, Cesarina Barghini, la difesa, invece la completa assoluzione in un processo che si svolge con rito abbreviato.
abbiamo chiesto l'assoluzione perché il fatto non sussiste per quanto riguarda l'omicidio limitatamente a Fiaschi, perché lì effettivamente non è proprio il fatto non sussiste, e perché non l'ha commesso in tutti gli altri per quanto riguarda l'omicidio volontario. Per quanto riguarda la ricettazione abbiamo chiesto l'assoluzione perché il fatto non sussiste, perché anche questa non si è capita. E per quanto riguarda l'abuso d'ufficio, anche qui non sussiste, e questo è stato proprio escluso dalla perizia, e non c'è stata nessuna violazione, diciamo, delle obbligazioni proprie dell'infermiere, quindi non c'è proprio l'abuso d'ufficio. Secondo l'accusa non ci sono dubbi, i turni in ospedale relativi alla Bonino corrisponderebbero ai giorni dei decessi. Inoltre, sempre per il pubblico ministero, l'infermiera aveva accesso all'eparina e aveva conoscenza dell'utilizzo del farmaco. La difesa respinge ogni accusa e dice gli inquirenti sono stati portati per mano, e spiega come. Si è creato un velo di suggestione su questo caso intorno a Fausta, e attraverso questa suggestione noi riteniamo che sia stato possibile per gli inquirenti arrivare a questo livello. C'è stato proprio delle suggestioni, quindi già il fatto che era una malata psichiatrica e non è vero, che era un alcolista, insomma ci sono tutta una serie di cose che a nostro avviso hanno creato questo velo sulla Fausta, per cui l'indagine è andata diretta solo ed esclusivamente su di lei. Incidente stradale mortale questa notte sulla A1 tra Calenzano e Firenze Nord. Un tir ha sbandato ed è andato in fiamme, è morto l'autista. Maria Teresa Rabotti. Incidente mortale la scorsa notte sulla A1. Si chiamava Paolo Schettino, era nato a Napoli, il camionista morto tra Calenzano e Firenze Nord. Il tir che stava guidando ha sbandato e ha preso fuoco dopo essersi ribaltato. Secondo la ricostruzione della polstrada, l'autista è rimasto incastrato ed è probabile che il decesso sia avvenuto già dopo il forte impatto contro la barriera centrale New Jersey e il rovesciamento del mezzo in un terrapieno dopo aver sfondato il guardrail della parte opposta. Il tir è di una ditta del napoletano. A causa dell'incidente, che è avvenuto su un rettilineo in carreggiata sud, la A1 è stata chiusa per qualche ora nella notte, con uscite obbligatorie per circa un'ora. Poi è stata riaperta la sola corsia di sorpasso. L'incidente è avvenuto forse per un malore, una distrazione o un colpo di sonno. Riaperte poi tutte le corsie, ma disagi per il traffico ci sono stati per tutta la mattinata. La Procura di Prato ha disposto l'autopsia sulla salma. E ora andiamo a Prato per l'inchiesta sulla morte del 60enne che denunciò di essere stato picchiato da due guardie giurate. Vediamo, Nadia Tarantino. Nuova tappa lunedì prossimo dell'inchiesta sulla morte del 60enne che denunciò di essere stato picchiato da due guardie giurate in servizio all'ospedale Santo Stefano. Il giudice delle indagini preliminari sentirà in sede di incidente probatorio il neurologo Vittorio Fineschi, incaricato di accertare le cause del decesso avvenuto il 14 ottobre scorso, un anno dopo la presunta aggressione, in un centro a Impruneta specializzato per la cura di pazienti tetraplegici, perché questa diventò la condizione del 60enne poche ore dopo la denuncia. Nominato dal tribunale, Fineschi, tra i consulenti del caso Cucchi, dovrà anche stabilire una eventuale correlazione tra la morte e la tetraplegia e fra la tetraplegia e le lesioni che la vittima aveva sul volto e che addebitò alle due guardie giurate. I due indagati sono accusati di omicidio preterintenzionale. Subito dopo la denuncia, la procura ipotizzò il reato di tentato omicidio, che fu successivamente derubricato in lesioni gravi. Contestazione alleggerita in seguito al risultato della perizia disposta per appurare se lo stato di infermità fosse conseguenza del presunto pestaggio oppure delle condizioni di salute pregresse del 60enne. Da una parte l'accertamento avrebbe escluso un collegamento tra l'azione addebitata alle due guardie e la tetraplegia, dall'altra però avrebbe stabilito la compatibilità tra le fratture rilevate sull'uomo e l'impatto con un corpo contundente statico. La sera del 4 ottobre 2017 l'uomo, come già altre volte era successo per via delle sue patologie, si presentò al pronto soccorso chiedendo di essere visitato. Il suo turno non arrivò mai. Poco dopo, in una stanza del triage, il 60enne
ventenne fu trovato riverso a terra in gravissime condizioni, una maschera di sangue per il violento colpo battuto sul pavimento. Disse che era stato picchiato dalle due guardie, una versione confermata anche nel corso dell'incidente probatorio a cui fu sottoposto qualche mese prima del decesso. In quella occasione non avvenne però il riconoscimento dei due indagati quali autori del presunto pestaggio. Nessuno mostrò al sessantenne i volti dei due vigilanti per chiedergli se li riconosceva come i suoi aggressori. E ora Pistoia evade dai domiciliari per vedere la squadra del cuore in televisione. Arrestato un quarantenne, era nel bar vicino a casa. Vediamo. È evaso dai domiciliari per vedere in TV la squadra del cuore, la Juventus, al bar vicino a casa, ma è stato subito arrestato dalla polizia, che proprio in quel momento stava facendo un servizio di controllo. È successo martedì sera a Pistoia. In manette è finito un quarantenne pistoiese che era ai domiciliari per reati contro il patrimonio. I poliziotti, durante il controllo, non lo hanno trovato a casa. È stato il padre dell'uomo che ha riferito alla polizia che il figlio si trovava al bar per vedere la partita Cagliari-Juventus. E infatti la polizia lo ha trovato lì, tranquillo, a vedersi la partita. Il quarantenne è stato portato in questura e arrestato per evasione dagli arresti domiciliari. Per lui è solo la magra soddisfazione che la Juve, la sua squadra del cuore, abbia vinto 2-0 sul Cagliari. In seguito alla direttissima è stata ripristinata la misura degli arresti domiciliari. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inaugurato stamani a Scandicci l'anno formativo dei magistrati e, rivolgendosi ai giudici, ha detto: l'uso dei social può offuscare la credibilità. Vediamo. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inaugurato a Castelpulci, nel comune di Scandicci, l'anno formativo 2019 della Scuola Superiore della Magistratura, che qui ha la sua sede. Nel suo intervento, il Capo dello Stato ha parlato del clamore mediatico, mettendo l'accento sul fatto che la magistratura non deve mai farsi suggestionare dalla pressione che può derivare dal clamore mediatico e dalla spinta emotiva di un presunto sentimento popolare. Mattarella ha anche parlato dell'uso dei social da parte dei magistrati. Una questione nuova, delle più delicate, è quella che riguarda l'uso dei social media da parte dei magistrati. Si tratta di strumenti che, se non amministrati con prudenza e discrezione, possono vulnerare il riserbo che deve contraddistinguere l'azione dei magistrati e potrebbero offuscare la credibilità e il prestigio della funzione giudiziaria. L'esercizio responsabile della giurisdizione, cui la magistratura è chiamata, impone uno standard qualitativo elevatissimo di professionalità. Le scelte interpretative che sono affidate ai magistrati nell'applicazione della norma al caso concreto presuppongono basi giuridiche solide, cui devono affiancarsi equilibrio e senso della misura, per evitare che l'attività ermeneutica possa trasmodare in creazione arbitraria della norma. Per il candidato del Movimento 5 Stelle a sindaco di Firenze stiamo facendo un lavoro di studio sul programma e anche nell'individuazione della persona che saprà portare con onore e orgoglio quel programma all'attenzione dei cittadini. Lo ha affermato Alfonso Bonafede, ministro della Giustizia, a margine dell'inaugurazione dell'anno formativo 2019 della Scuola Superiore della Magistratura di Castelpulci, nel comune fiorentino di Scandicci stamani, dove appunto c'era anche il Presidente della Repubblica. E proprio stamani c'è stato un cedimento di materiale dal soffitto di una delle sedi dell'Ateneo di Firenze nell'immobile di Via Laura. Nessuna persona è rimasta ferita. Secondo quanto spiegato dalla stessa università, la caduta di materiali di finitura della copertura si è verificata a causa delle infiltrazioni d'acqua nel controsoffitto della scala principale in seguito al temporale di ieri sera. A scopo precauzionale
nazionale sono state sospese le attività didattiche nell'edificio di Via Laura per la giornata di oggi e di domani. Sul posto, per mettere in sicurezza la sede, è intervenuto personale degli uffici tecnici dell'Ateneo. La riapertura al pubblico è prevista per lunedì 8 aprile. Rimangono aperti gli uffici amministrativi che hanno sede in Via Laura, informa sempre l'Università, e le attività programmate in questo plesso per sabato 6 aprile si svolgeranno nella sede di Via Capponi 9. Voltiamo pagina. È partito oggi a Firenze il progetto Ricucire per donne in difficoltà. Vediamo, ci dice tutto Chiara Valentini. Nel laboratorio Profili dell'Istituto degli Innocenti è iniziata una nuova attività per le mamme ospiti dell'Istituto in condizioni di disagio sociale. Un corso di sartoria professionale, 3 ore al giorno per 5 mesi, dal titolo simbolico Ricucire. Le nostre madri accolte nelle strutture di accoglienza, eventualmente anche altre donne in situazioni di disagio familiare che il Comune ci potrà segnalare, saranno le protagoniste di un corso di sartoria che verrà svolto appunto nel nostro laboratorio, dove potranno sicuramente apprendere un mestiere tradizionalmente molto importante, ma potranno anche avere occasioni di inclusione sociale, di aggregazione, di confronto, soprattutto di trovare stimoli per superare le proprie paure, le proprie insicurezze e appunto ricucire la propria quotidianità per se stesse ma anche per i propri figli e bambini una volta che saranno uscite dalle nostre strutture di accoglienza. L'iniziativa è frutto di una collaborazione a più mani. L'Istituto, il Comune di Firenze ma anche privati. La Fondazione Femmina per la Maternità e la Salute delle Donne mette i materiali con insegnanti forniti dall'Osservatorio dei Mestieri d'Arte e il finanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze. Il progetto inizia con 6 partecipanti, ospiti degli innocenti, ma l'obiettivo è di allargarlo. I prodotti realizzati potranno essere esposti nel bookshop dell'Istituto a offerta libera e il ricavato reinvestito in progetti di accoglienza di madri e minori. La Polizia Municipale di Borgo San Lorenzo, in provincia di Firenze, ha scoperto un asilo abusivo per cui è già stata disposta la chiusura immediata. L'operazione, dopo 3 mesi di indagine, ha portato a identificare una struttura nella periferia di Borgo San Lorenzo dove erano ospitati bambini anche di età inferiore ai 3 anni, senza la necessaria autorizzazione e impiegando personale privo dei requisiti professionali richiesti. Nei locali peraltro è stata riscontrata la presenza di escrementi di topo e critiche condizioni igieniche, oltre alla presenza di cibo avariato. Nelle indagini la Polizia Municipale ha verificato la presenza continuativa dei bambini che venivano affidati alla struttura senza la presenza di genitori o altri familiari. E andiamo a Pistoia, allo scrittore Claudio Magris, il premio Ceppo Internazionale Leone Piccioni, Letteratura e Vita. Lo abbiamo intervistato, vediamo. A Claudio Magris la prima edizione del premio Ceppo Internazionale Leone Piccioni, Letteratura e Vita. Ricevere questa prima edizione del premio Piccioni, Ceppo Piccioni, che effetto le fa? È più di un effetto, intanto perché è un premio che nuovo, è fuori dalla normale trafila dei vari premi che ci sono, poi è un premio che nasce proprio da questo amore immediato per la letteratura, non da iniziative di case editrici, e poi soprattutto perché Pistoia, curiosamente, è una città, e questo è un premio molto pistoiese, me ne sono accorto adesso, proprio è nato, è indissolubile, non è casualmente, non casualmente si chiama il Ceppo, è una città molto importante, la storia della mia famiglia, pensi, in cui io venivo con mio padre da ragazzo spesso, perché la famiglia di mio padre, cioè mio nonno non aveva voluto diventare a Trieste cittadino austriaco prima della prima guerra mondiale, e con lo scoppio della guerra con l'Italia furono sfollati. Evidentemente mio nonno trovò un lavoro a Pistoia e con la numerosa famiglia, tranne 2 figli che erano adulti, uno dei quali morì in guerra e l'altro fece la guerra e tornò a casa, ma gli altri, compreso mio padre che era il minore, vissero 2 anni e mezzo a Pistoia. Mio padre fece il ginnasio a Pistoia. Sì,
Abbiamo pensato con gli amici di Leone Piccioni, che è questa associazione che è nata dopo un anno fa, dopo la scomparsa di questo nostro grande fondatore del Premio Il Ceppo, di fare un premio dedicato al rapporto tra letteratura e vita, e abbiamo pensato di dare questa prima edizione a Claudio Magris. Claudio Magris è stato amico di Leone Piccioni, oggi leggeremo anche una bellissima lettera che gli aveva scritto. Magris è debitore di Leone delle sue letture leopardiane, ma anche di quell'antologia dei Negri d'America che Piccioni nel 49 aveva fatto. La Presidenza del Consiglio ha negato la concessione dello stato d'emergenza nazionale per i disagi provocati dalla chiusura del viadotto del Puleto sulla E45 nell'Aretino. Ne dà notizia il Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. La decisione è stata comunicata dal Dipartimento della Protezione Civile di Palazzo Chigi con una lettera ai Presidenti delle Regioni Toscana, Emilia-Romagna e Umbria. Il viadotto era stato chiuso dalla Procura di Arezzo a metà gennaio scorso per rischio di cedimento, poi parzialmente riaperto. I Presidenti delle tre Regioni coinvolte avevano chiesto lo stato d'emergenza nazionale. Il provvedimento non è stato assunto perché non si sarebbe in presenza di una situazione imprevista e imponderabile e perché i problemi sollevati dovrebbero essere risolti in via ordinaria dagli enti competenti. E ora andiamo a Grosseto. Università e Confartigianato insieme per il rilancio delle imprese, ci dice tutto Carlo Sestini. È stata presentata la convenzione tra Confartigianato Imprese Grosseto e l'Ateneo Università Mercatorum. Si tratta di un percorso di laurea e formazione che prevede la realizzazione di iniziative e progetti di carattere formativo destinato a chi intende perfezionare le proprie competenze e un'opportunità anche per tutti coloro che non hanno potuto accedere o terminare un corso di laurea. La formazione a distanza dell'Università Mercatorum è un'occasione, come si dice in Maremma, un'occasione ghiotta. Io ho sempre creduto nella necessità di promuovere la Maremma in maniera integrata, ho sempre creduto nel brand Maremma, con forza, perché avendo un tessuto produttivo molto piccolo, le altre professionalità trovano difficoltà ad essere assorbite nelle nostre aziende, spesso quelli più bravi e più specializzati vanno all'estero, dove ci sono dimensioni di azienda diverse. In Maremma questa è un'esigenza dell'ennesima potenza, di contro però queste aziende hanno sempre di più la necessità di specializzarsi, riqualificarsi, aggiornarsi, formarsi e quindi devono trovare strumenti che siano agili, che consentano senza perdere forza lavoro di riqualificarsi ed aggiornarsi alla propria forza lavoro. È l'università telematica la risposta. L'e-learning oggi è il futuro e questa è una occasione importantissima, e oggi abbiamo messo un altro architrave fondamentale in un territorio che è carente in maniera assoluta di infrastrutture. Oggi ne abbiamo messa una, perché questa è un'infrastruttura immateriale, ma è un'infrastruttura indispensabile. Università Mercatorum è l'università pubblico-privata che nasce dalle Camere di Commercio ed ha una caratteristica di essere una università online, a distanza, di formazione a distanza. Noi siamo nati come università delle imprese e per le imprese, avendo il tema di fondo dell'impresa e del lavoro al centro del nostro percorso formativo, pensando anche a due tipi di utenza: il segmento più dei giovani che sono in territori nei quali non è presente attività universitaria tradizionale, ma d'altro canto con un segmento di attenzione alle lauree per persone che già lavorano nel mondo dell'impresa. È tutto, grazie per averci seguito, una buona serata a tutti.